E a questo punto sì, lascerei spazio a chi avesse domande e osservazioni. Non siate timidi Vedo e una manina timide. alzata, Riccardo. Ah, bene. Sì, buonasera. Intanto faccio ovviamente i complimenti a tutti per l'iniziativa. La mia domanda è per l'avvocato. In realtà sono due domande. Volevo chiedere, lei parlava di eccezioni preliminari da parte dello Stato, immagino qualcosa di relativo alla competenza per quanto riguarda un giudice amministrativo, quindi la Sì. voglia magari di spiegarci un po' perché la scelta in sede civile e non amministrativa. E la seconda è proprio in sede civile, perché un 2043 e non magari un ricorso cautelare ex articolo 700 proprio nell'ottica di dire il danno non c'è ma arriverà, ho tutti gli elementi per dire che ci sarà? E Allora, parto dalla prima domanda ho chiuso. sull'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva. Lo Stato italiano ha sollevato questo, ha affermato che noi avremmo dovuto adire il giudice amministrativo e che i singoli attori non hanno la legittimazione attiva poiché il clima è in un certo senso riconducibile all'ambiente, per cui vi sarebbe la legittimazione delle associazioni che hanno particolari caratteristiche, non dei singoli individui. In realtà l'impostazione seguita dallo Stato italiano, e quindi questa eccezione, risente di quel travisamento della domanda di cui ho provato a dare contezza prima. Noi abbiamo agito per la tutela dei diritti fondamentali, beni come la salute, beni come la vita, come il cibo, l'acqua, sono oggetto di diritti fondamentali e rispetto alla tutela dei diritti fondamentali il giudice naturale è il giudice civile. Noi in realtà abbiamo svolto anche un altro tipo di domanda, io non ne ho parlato perché non è la domanda principale. Fatto valere anche la responsabilità cosiddetta da contatto sociale. Non tutti gli attori, ma gran parte degli attori, fra cui l'Associazione Al Sud, ha presentato delle osservazioni in sede di adozione del PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, uno strumento programmatorio. Nella procedura amministrativa di adozione di quel piano, i cittadini o le associazioni potevano presentare delle osservazioni. Questo, secondo un filone giurisprudenziale radicatissimo, il cosiddetto contatto sociale, vale ad instaurare una relazione, un contatto appunto, fra le amministrazioni e i cittadini o le associazioni che partecipano presentando le proprie osservazioni. Una volta instaurato questo contatto, questa dimensione, scatta l'obbligo per tutti i soggetti, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati di rispettare le regole della buona fede, correttezza e buona fede, cioè di comportarsi in maniera congrua nel rispetto della buona fede. E il rispetto della buona fede significa anche, ad esempio, tener conto delle acquisizioni scientifiche nella materia che nel caso sono state bellamente violate da parte dello Stato. Quindi le associazioni che hanno partecipato all'adozione del PNIEC hanno fatto valere una violazione della buona fede, che è un principio civilistico. Non hanno fatto valere un cattivo esercizio del potere amministrativo, perché per questo si sarebbe potuta predicare la competenza del TAR. Hanno fatto valere un principio civilistico, una sorta di inadempimento contrattuale. Questa è la ricostruzione che dottrina e giurisprudenza fanno del contatto sociale. Del resto, la circostanza che una delle parti sia uno Stato o una pubblica amministrazione non è un elemento che vale di per sé a qualificare la controversia come amministrativa, perché sappiamo che lo Stato può agire anche secondo le regole del diritto privato. Secondo le regole del diritto privato, dunque competenza del giudice civile. Su questo siamo abbastanza sicuri perché la giurisprudenza che si è formata sul punto è abbastanza consolidata. Così come non v'è dubbio che, essendo stata fatta valere la possibile lesione di diritti fondamentali, il giudice competente sia il giudice civile. Infine, lei parlava del 700, certamente è una strada
che avrebbe potuto perseguire e che non è incompatibile con il giudizio ordinario. Lo dico per i non addetti ai lavori. Il 700 è una sorta di procedura d'urgenza che in base ad una cognizione sommaria, cioè molto rapida, emette un provvedimento. Noi abbiamo ritenuto che l'importanza della questione richiedesse un giudizio a cognizione piena. Ovviamente nulla esclude che in corso di causa si possa proporre il 700. Ripeto, non sono incompatibili. Con il 700 sarebbe semplicemente un'anticipazione del giudizio. Non so se ho risposto in maniera esauriente. Sì, la ringrazio, è stato molto chiaro. Grazie. Bene. C'è qualche altra domanda, osservazione? Se posso, sono Anna Maria. Vai. Ti volevo chiedere se per riguardo alla causa, se in altri paesi, in altri stati, ci sono state esperienze simili di cause verso lo Stato e a che punto sono e se hanno già ottenuto qualche risultato. Forse Marika su questo è... Rispondo ecco, io. Dovevate riattivarmi, non riuscivo a... No, dicevo, tu su questo sei molto più informata di me, perché segui i movimenti della giustizia climatica a livello globale. Sì, grazie Raffaele. No, avevo fatto rapidamente accenno a questo elemento, uno dei fattori che ci ha fatto poi guardare anche con particolare interesse, cioè non solo appunto... il proliferare di questo tipo di iniziative, ma anche alcuni importanti successi dal punto di vista giudiziario. Sicuramente ha fatto la differenza anche vedere alcune esperienze vittoriose in Europa, anche perché, come sappiamo, l'ordinamento statunitense dal punto di vista giuridico è molto diverso, quindi nonostante lì ci siano state moltissime cause, tra l'altro proliferando nell'era Trump, anche come risposta alle politiche anticlimatiche, oserei dire, dell'amministrazione Trump, in Europa ci sono stati a partire, diciamo, dagli ultimi anni una serie di casi particolarmente importanti. Sicuramente quello che ha fatto scuola è stato il caso di Urgenda. Urgenda è una fondazione olandese che ha vinto il primo ricorso in Europa, quindi diciamo aprendo una strada e consolidando un precedente che poi ha dato effettivamente anche una spinta alla proposizione di altre cause in altri paesi europei. La causa di Urgenda in realtà è una causa lunga, una causa che non nasce come tutte le altre cause europee dopo la sigla dell'accordo di Parigi, ma prima, quindi si basa in effetti su Kyoto e quindi davvero un esperimento che ha precorso i tempi anche da questo punto di vista, una lunga vicenda giudiziaria durata quasi 6 anni che ha attraversato 5 gradi di giudizio vincendoli tutti, quindi nel 2019, alla fine del 2019 è stata diciamo proclamata la vittoria definitiva, quindi con l'ultimo grado di giudizio, e quindi il caso di Urgenda è stato il primo caso vittorioso importante da più punti di vista. In verità la fondazione che l'ha promossa, che poi è stato l'attore che ha portato avanti la causa, agiva anche in nome di circa 900 cittadini e cittadine olandesi. La cosa molto interessante è che nel caso olandese per la prima volta una corte ha condannato, non soltanto dichiarando diciamo la responsabilità climatica in termini di non sufficiente azione dello Stato, ma ha anche condannato lo Stato ad un determinato livello di riduzioni. Quindi anche questo è stato un precedente molto molto importante, poi ripreso in molte cause a livello europeo. Dopo il caso olandese ci sono state diverse vittorie in Europa, anche diverse tra loro, ad esempio nel caso francese, che è un'azione di tipo amministrativo, quindi il Tribunale Amministrativo di Parigi ha condannato lo Stato. C'è stata una clamorosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca l'anno scorso. C'è stata una importante vittoria in Belgio, anche lì dopo anni di causa legale. C'è stata una vittoria in Irlanda. Ci sono diversi casi adesso in corso presso corti europee, ad esempio ce n'è una a Strasburgo, intentata da 6 giovani
portoghesi che hanno citato in giudizio 33 stati per la loro responsabilità climatica, anche letta con le lenti della giustizia intergenerazionale. Quindi diciamo tutti questi casi hanno contribuito anche a segnare una, come dire, un percorso europeo di contenziosi climatici all'interno dei quali si instaura anche proprio il giudizio italiano. Quindi questo per insomma riassumere in due parole anche qual è il portato delle esperienze europee. Una cosa molto interessante, oggi non l'abbiamo detta perché poi insomma ci sarebbe tantissimo da dire, è che i contenziosi contro lo Stato rappresentano sicuramente la maggior parte dei contenziosi, in particolare quelli strategici, sono tutti contro istituzioni statali, ma ci sono anche altre tipologie di climate litigation. Una categoria particolarmente interessante ma molto più complessa dal punto di vista legale sono le litigation contro i soggetti privati, in particolare contro le multinazionali dell'oil and gas, del carbone, delle industrie fossili, che come ben sappiamo sono responsabili della stragrande maggioranza dei gas a effetto serra che causano gli stravolgimenti climatici. La differenza da un punto di vista legale, per volerla proprio semplificare, è che in capo ai soggetti privati non esistono obbligazioni climatiche vincolanti come quelle che invece gli stati hanno deciso di assumere firmando ad esempio la Convenzione Quadro, l'Accordo di Parigi. Quindi è molto più complicato che si arrivi ad una condanna, anche se anche da questo punto di vista c'è un precedente straordinario. Ancora una volta l'Olanda segna questa strada, perché l'anno scorso a giugno io avevo appena depositato la mia tesi di dottorato su questi temi, è arrivata dopo, in cui c'era scritto che non c'erano vittorie in questa tipologia di casi, invece la Corte dell'AIA ha condannato la Shell a ridurre le sue emissioni clima alteranti del 45% entro il 2030. Quindi anche questo è sicuramente pionieristica come esperimento giudiziario, ma c'è un precedente a livello di tribunale, non tribunale morale, perché questa cosa era già nelle Filippine, dove un organismo per i diritti umani aveva condannato le multinazionali per il loro contributo alla crisi climatica, ma in questo caso invece è proprio una sentenza di un tribunale che ha condannato la Shell. Quindi anche da questo punto di vista si apre, diciamo, un filone molto interessante. In Italia a noi piacerebbe tantissimo, a noi come a moltissime altre realtà, comitati, associazioni, fare causa al grande convitato di pietra quando parliamo di politiche energetiche italiane, che come tutti sappiamo è Eni, però è molto complicato, proprio perché diciamo le obbligazioni in realtà sono gli stati che assumono obbligazioni climatiche sulla base delle quali dovrebbero poi condizionare le politiche energetiche all'interno dei loro territori. Quindi una partita molto più complessa. Ora ho un po' divagato, però mi interessava dare l'idea che è un campo in un totale movimento, trasformazione, evoluzione, che noi a cui noi guardiamo con molto interesse e ci auguriamo, perché poi questo è il tema, che anche nel nostro caso i giudici, anzi la giudice nel nostro caso, visto che è stato assegnato ad una giudice la nostra causa del secolo, così come la chiamiamo, accetti la sfida di, come dire, reinterpretare anche alla luce delle nuove istanze che emergono, istanze di protezione dai cambiamenti, in questo caso, ma di protezione dei diritti umani fondamentalissimi, alla luce proprio di queste nuove istanze, e che non ci sia una, come dire, una tensione maggiormente che sia un atteggiamento di conservazione del diritto, non innovazione. Ora perdonatemi il termine è un po' così vago, però questa è la nostra speranza, insomma, che non ci sia una difesa di istituti che potrebbero sicuramente essere interpretati in una maniera in linea poi con la giurisprudenza che si va consolidando in altri paesi del mondo. Grazie Marika. Sì, Mariangela commentava che le direttive europee obbligano al chi inquina paga, ma cioè obbligano veramente soltanto in teoria, perché da un punto di vista pratico il principio di chi inquina paga forse è uno dei principi maggiormente disattesi che si conoscano, purtroppo, lo dico come attivista ambientale di lungo corso. Se fosse così semplice, anche moltissimi scempi, no? Non necessariamente legati ai cambiamenti climatici,
avrebbero una risoluzione un po' più semplice, delle battaglie meno aspre da parte delle comunità che spesso ne pagano il prezzo. Bene, non so se ci sono altre domande o altre osservazioni. A me quello che suscitava un po' in particolare l'intervento del professor Bonella, la fine del suo intervento, no? In cui si diceva bisognerebbe fermare le emissioni, mi veniva un po' da pensare al mio piccolo della mia vita quotidiana, quando dopo il lockdown, dopo insomma, il periodo di blocco totale, io abito in un paese della provincia fuori da Torino, mi devo recare a lavorare a Torino. Se prima potevo farlo col treno, adesso dopo il lockdown mi hanno tagliato drasticamente il servizio dei treni e quindi alla fine vado in macchina fino alle porte di Torino. E quindi, voglio dire, è veramente schizofrenica la situazione, no? Perché da una parte abbiamo questi appelli della scienza che ci dicono che bisogna non tagliare, fermare le emissioni, e poi dall'altra uno è costretto a proprio, insomma, cioè, quello che ti servirebbe per riuscire almeno nel proprio piccolo della propria vita quotidiana, non riesci neanche a metterlo in atto perché non ci sono i servizi che ti permettono di farlo, no? Quindi doppiamente lo sconforto mi viene ascoltando questo tipo di messaggi. Ci sono due mani alzate, Mauro e Riccardo Apa. Ah, chiedo scusa a Riccardo Apa perché pensavo fosse la mano di prima e gliel'avevo abbassata. Vai Mauro. Ok, grazie. Ma volevo chiedere al professor Gonella, intanto concordo assolutamente con lui che è sconcertante che questi temi non abbiano lo spazio che meritano sugli organi di informazione, ma probabilmente ci sono dei motivi che adesso non è il caso di stare ad approfondire. Ma ecco, quello che volevo nel concreto sapere, secondo lui, ci sono concreti rischi di razionamento dell'acqua nei prossimi mesi? Razionamento che nelle regioni del sud non è cosa nuova, ma nelle regioni, adesso parlo qui del Piemonte, vedendo la situazione dei fiumi, dei corsi d'acqua, degli invasi, che è drammatica, mi chiedevo se quest'estate concretamente anche qui nel nord Italia potremmo fare questa esperienza, che non credo sia piacevole, che potrebbe avere come rovescio della medaglia l'effetto di far apprezzare la gravità della situazione a gran parte della popolazione, che mi pare che non lo stia apprezzando molto. Ecco, nel concreto, ci sono previsioni di questo tipo o quest'anno riusciremo ancora a non avere il problema dell'approvvigionamento idrico nelle utenze domestiche? Grazie. Allora, purtroppo non sono la persona più idonea a dare questa risposta, proprio per il fatto che il problema dell'acqua è realmente complesso, o meglio, è più complesso di altri problemi che sono più facilmente individuabili, perché ad esempio ricadono sulla finanziarizzazione di un comparto, per cui il fatto che verrà razionato o meno il gas è molto più prevedibile di quello che possa riguardare l'acqua. E quindi francamente non è il mio campo diretto di ricerca, e quindi non sono in grado di dare una risposta di questo tipo. Anzi, penso che sì, l'associazione che ci ospita sia molto più in grado di me di avere il polso della situazione in una dimensione locale di questo tipo. Sorry.
Ma se posso dare un piccolo contributo, stamattina ho seguito un convegno dove c'era Regione Piemonte, ARPA Piemonte, proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. La riflessione per quello che riguarda appunto la nostra regione era quella che al momento ancora non siamo in quella situazione, in quanto nella zona di pianura l'accumulo, insomma, la presenza della falda profonda, come dire, viaggia con dei tempi più lunghi rispetto a quello che magari può capitare in montagna. Quindi, rispetto al fatto che non stia piovendo per 3 mesi, diciamo che i tempi di come si ripercuote questa mancanza di precipitazione nella riserva d'acqua contenuta nei materassi alluvionali della pianura garantisce un po' di respiro. Certo è che se continuasse così ancora per qualche mese, allora sì, potremmo entrare nella necessità di avere razionamento. Infatti hanno già comunque attivato tutti i tavoli della crisi idrica e stanno monitorando la situazione. Purtroppo le previsioni anche a medio termine non sono molto positive, quindi insomma, certo, non abbiamo la sfera di cristallo, ci auguriamo che presto inizi ad arrivare quella che possiamo ormai chiamare la stagione delle piogge, ma speriamo che insomma di non doverci trovare in quella situazione. Certo, come dice Mauro, insomma, se uno si guarda intorno, come dicevo anche all'inizio, la situazione è piuttosto preoccupante, questo sì. Prego Riccardo Apa, aspetta che. Scusate se ho già approfittato, faccio in frettissima. Allora, per quanto Prego. riguarda le azioni nei confronti dei privati e aziende, con la modifica che si è avuta qualche mese fa dell'articolo 41 della Costituzione e l'inserimento fondamentalmente del limite della tutela ambientale all'iniziativa economica, diventa possibile agire, diciamo, in una maniera un po' più, mi viene da dire, fondata nei confronti delle aziende? E se posso, chiedo anche se, non so, se Assud o qualche associazione simile ha dei progetti tipo acquisizione di, non so, di quote di minoranza per poi, da socio di minoranza, non so, chiedere l'adozione di un codice etico o qualcosa del genere. Cioè, se questo è uno strumento che può essere utile, o se non è mai stato utile, allora non lo si fa. Allora, io ti rispondo su questa seconda parte e poi magari lascio Raffaele rispondere sulla prima, anche se un commento è che se ad esempio il limite dell'utilità sociale dell'iniziativa privata funzionasse come semplice, no? Nonostante sia in Costituzione da molto tempo, funzionasse come limite reale e come strumento di effettività della tutela, sì, la lascio così aperta, quindi bisognerà vedere se la tutela ambientale come ulteriore limite da sola basterà, io temo di no. Però comunque un passo in avanti su questo, però Raffaele, aiutami tu. E sul secondo elemento che ponevi invece, proprio per esempio rispetto all'ENI, non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto comunque nell'ottica di chiedere un codice etico, però lo facciamo comunque in qualche modo perché è un ulteriore strumento di campagna per dare fastidio. E quindi nella giornata dell'assemblea degli azionisti abbiamo portato per diversi anni, prima che il Covid purtroppo interrompesse questa prassi, una serie piuttosto lunga di attivisti ai quali consentivamo l'accesso. Io, per esempio, ho 2 azioni dell'ENI, ne ho fatta comprare una a mio marito, cioè, no, tutti noi abbiamo un'azione, perché un'azione ti dà la possibilità di andare in assemblea degli azionisti e parlare. Però fondamentalmente è una sorta di mobilitazione che insceni quel giorno, portando tutta una serie di comunità anche impattate dall'azione, in questo caso di ENI, di fronte al CDA e che quindi a rappresentare una serie di istanze. L'altro elemento utile dell'azionariato critico è che puoi fare delle domande per iscritto, alle quali devono risponderti, e poi tu puoi anche ribattere oralmente o comunque chiedere delle precisazioni. Ora,
Anche queste risposte normalmente sono drammaticamente vaghe, però è comunque uno strumento che senz'altro abbiamo utilizzato più volte. E l'unico problema è che da adesso, da quando c'è stato il Covid, sono state sospese le celebrazioni de visu delle assemblee degli azionisti e si tengono online, tra l'altro senza neppure poter intervenire né tantomeno poterle, diciamo, seguire anche semplicemente da remoto, ma c'è una sorta di rappresentante unico di tutti gli azionisti al quale possono essere inviate delle cose da dire, ma è chiaro che non ha assolutamente il senso che aveva precedentemente. Anche quest'anno l'ENI ci ha già ricomunicato continuerà ad utilizzare una modalità di quel tipo, anche perché poi fondamentalmente ha un problema in meno, no? Lei doveva ascoltare 100 interventi, di cui 40 erano di attivisti che gli dicevano quanto brutta e cattiva fosse l'attività che portava avanti in diversi territori. E questo è uno strumento. Altri, ad esempio, la Fondazione Banca Etica, la Fondazione Responsabilità Etica, che diciamo è la fondazione di Banca Etica, fa azionariato critico da molto tempo, lo fanno anche sugli istituti di credito, hanno fatto molte campagne sulle banche armate, lo fa anche Recom, insomma, molte organizzazioni utilizzano lo strumento dell'azionariato critico. Si sono anche vinte delle battaglie importanti, ad esempio si è fatto in modo che Enel rescindesse i contratti di acquisto del carbone da alcune miniere colombiane in cui le condizioni di lavoro erano particolarmente disumane. Quindi, insomma, attraverso anche lo strumento della pressione, attraverso anche l'azionariato critico, ma sempre attraverso anche campagne di denuncia molto forti che devono arrivare alla stampa, a volte si ottengono dei risultati, però molto più in questo modo piuttosto che attraverso l'utilizzo di quello strumento per chiedere dei codici etici che comunque sono dei codici etici completamente volontari. Pensate che ad esempio Eni, visto che è l'esempio che stiamo facendo, ha sottoscritto di sua spontanea volontà un accordo, tra virgolette, che si chiama Paris Pledge for Action, che vuol dire che si sono sottoposti volontariamente ai vincoli di Parigi, dicendo faremo anche meglio di ciò che è previsto nell'accordo di Parigi. Lo hanno fatto moltissime multinazionali, moltissime oil company, ma sono, diciamo, delle trovate reputazionali che servono, no, in ottica di greenwashing, in termini reputazionali, non sicuramente per ragioni sostanziali. Quindi questo è un po' la sfida che è di tutt'altro tipo rispetto a quella che vi stavamo raccontando, rivolta alle autorità statali, che invece interessa le grandi compagnie, a partire da quelle dell'oil and gas, che in questo momento hanno tra l'altro un ruolo enorme, no, in tutto quello che stiamo dicendo. Allora passiamo la palla all'avvocato Cesari. Allora, mi pare che la domanda riguardasse l'inserimento in Costituzione del espresso riferimento alla salute e all'ambiente nell'articolo 41. Beh, io condivido quello che ha detto Marica, condivido innanzitutto la premessa che ha posto Marica: se il riferimento all'utilità sociale avesse funzionato o funzionasse, non sarebbe stato necessario inserire il riferimento espresso alla salute e all'ambiente, perché è innegabile che ambiente e salute rientrano comunque nella nozione di utilità sociale, così come il semplice fatto che un principio sia espresso in Costituzione non vale di per sé a garantirci circa l'attuazione di quel principio, ma questo del resto poi lo sappiamo, le Costituzioni più che l'essere esprimono il dover essere, delineano un orizzonte, quasi una sorta di orizzonte utopico verso il quale tendere. Ciò detto, io valuto in maniera estremamente positiva l'inserimento in Costituzione nell'articolo 41 del riferimento espresso all'ambiente e provo a spiegarne le ragioni. Una sentenza come quella che c'è stata qualche anno fa relativa all'Ilva di Taranto oggi sarebbe più difficile da ottenere. In quella sentenza è stato operato il cosiddetto bilanciamento fra interessi. Che cosa significa? Che qualora vi siano più interessi
di rango costituzionale confliggenti, allora è necessario operarne il bilanciamento, il contemperamento. E abbiamo avuto quella sentenza che, sia pure per un periodo limitato, consentiva la prosecuzione dell'attività del siderurgico di Taranto, di Ilva, e a poche centinaia di chilometri da casa mia, quindi una vicenda che io conosco e soffro. Lì è stato operato il bilanciamento fra i due beni, la salute da un lato, la prosecuzione dell'attività produttiva dall'altro. Ora, il fatto che sia stato espressamente subordinato in un certo senso l'attività produttiva all'ambiente e alla salute non rende più possibile in maniera agevole questo bilanciamento, perché fra i due valori, fra i due beni, è stata introdotta in un certo senso una gerarchia. Poi ovviamente le norme camminano sulle gambe degli uomini, quindi dipende molto, molto dall'attività interpretativa di quella norma, da come si sarà in grado e nella società e nelle aule di giustizia e nell'attività che noi operatori del diritto pratichiamo ogni giorno, la capacità, dicevo appunto, di valorizzare questa modifica costituzionale. Così come è estremamente positivo il riferimento all'interesse delle nuove generazioni che è stato inserito nell'articolo 9. Marica ne parlava poco fa. La Convenzione Quadro non vincola le major, i grandi emettitori, vincola gli Stati. Nella Convenzione Quadro vi è un espresso riferimento alla tutela delle presenti e delle future generazioni. Quindi gli Stati, in virtù di quella Convenzione, sono obbligati, sono tenuti a perseguire la stabilità climatica anche nell'interesse delle future generazioni. Non lo sarebbero state i grandi emettitori, perché non sono soggetti a quella Convenzione. Ora invece l'inserimento nell'articolo 9 introduce un nuovo parametro costituzionale di valutazione che è senz'altro riferibile anche ai grandi emettitori, ciò che prima non sarebbe stato possibile sulla base della sola convenzione che ha un'applicazione circoscritta delimitata agli Stati, ai soggetti sovrani. Ripeto, conta sempre l'interpretazione, la valorizzazione della norma. Ben vedere, il diritto all'ambiente era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale prima ancora che venisse inserito in Costituzione. Io provo a immaginare, mi piace pensare, che ora che è inserito in Costituzione, l'attività interpretativa potrà spingersi ancora più in avanti. Però ci affido una grande responsabilità a tutti quanti. Bene, grazie per questa, sia per la domanda che per la risposta, perché in effetti questa modifica della Costituzione ha suscitato un po' di insomma, note positive, ma anche di perplessità. Quindi è stato interessante il suo commento, avvocato. E non so se ci sono ulteriori domande. Mariangela. Vai Mariangela, così poi ci avviamo alla conclusione. Proprio anche in base a queste considerazioni, io sono sempre molto timorosa dei tentativi di modificare la Costituzione, anche se in questo caso, adesso l'avvocato lo spiegava bene, tutto sommato è stato un processo positivo. Sarà per la mia sfiducia nella cultura progressista della nostra magistratura, che è confermata solo da che il più delle volte dimostra di non essere all'altezza dei tempi. Il fatto, per esempio, che è stato citato fin dall'inizio: io devo provare di essere danneggiata per poter intraprendere una causa. Voglio dire, se il danno, poi Taranto lo dimostra, la terra dei fuochi, ma insomma devo morire per dimostrare che il lavoro che faccio è mortale, oppure l'attività che compio produce conseguenze tragiche. E il merito del giudizio universale di cui stiamo parlando questa sera, secondo me, è proprio quello di porre in discussione e promuovere, provocare un approfondimento culturale
anche attraverso le vie giudiziarie, di valori che non sono ancora così diffusi e sviluppati nel nostro paese e nel mondo. La prevenzione. Io mi ricordo dove lavoravo in Fiat per anni, la prevenzione da parte della direzione era considerata semplicemente un costo aggiuntivo. Quando si andava a chiedere l'introduzione di alcune misure di attenuazione dell'umidità degli ambienti, della rumorosità, dei gas di scarico della sala prova motori, ma costa. E preferivano pagare gli operai o le perforatrici dei centri perforazione dati con un piccolo aumento di stipendio pur di non fare i risanamenti e gli interventi ambientali che garantissero meglio la salute dei lavoratori. Tant'è che la grande vertenza, per esempio, fatta alla Fiat, la salute non si vende e la salute si difende, che è stato uno dei grossi elementi che poi ha portato anche alla riforma sanitaria, perché ha visto le fabbriche in prima fila in quegli anni battersi perché la sanità, oltre che pubblica, avesse anche questo tipo di... Quindi, secondo me, il merito di questa iniziativa è proprio di sollevare, sollecitare, promuovere un innalzamento, elevamento culturale di questi temi che cerchi di aiutare la gente a capire che i valori che contano sono altri rispetto a quelli. Dicevo all'inizio, citavo chi inquina paga, non basta pagare. Non basta pagare o bisogna ridurre il danno, eliminarlo il danno e non solo ricompensarlo in qualche modo. E quindi grazie, adesso non voglio concludere, ma volevo esprimere un ringraziamento e una riconoscenza, davvero riconoscenza a chi ha promosso questa iniziativa che si sta allargando e che secondo me è veramente fondamentale per sperare di poter cambiare le cose nel nostro paese, e cambiano solo se la cultura migliora, cambia e va verso obiettivi che non siano quelli che purtroppo sono ancora imperanti. Grazie, grazie davvero, volevo dirvi questo. Grazie a te Mariangela, mi sembra che possa proprio star bene come intervento di chiusura, nel senso che adesso ormai siamo alle 23, ringrazierei tantissimo Marica, il professor Gonella e l'avvocato Cesari per essere stati con noi questa sera, per averci raccontato tutto quello che ci hanno raccontato e spiegato. E ringrazio tutti quelli che hanno resistito fino, tutti e tutte quelle che hanno resistito fino ad adesso. Vedo che comunque in pochi si sono scollegati, quindi vuol dire che l'interesse c'è. E invito a seguire la battaglia legale di giudizio universale attraverso il sito web e le comunicazioni social, e anche a seguire le nostre iniziative come Comitato Acqua Pubblica. Oggi non l'abbiamo detto, ma anche a livello nazionale siamo concentrati anche sulla battaglia sull'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza, che insomma sono filoni che vanno avanti paralleli, no? Quello sulla gestione dei servizi pubblici e quelli nel merito dell'acqua e della questione climatica. Per cui, se non ci sono altri interventi, altre osservazioni, ringrazio nuovamente tutte e tutti, auguro una buona notte
e a risentirci presto con la Sud e con la campagna Giudizio Universale. Grazie molte. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.